Ciao a tutti e bentornati sul canale. Finalmente mi sono deciso e in questo video andiamo a vedere il mio aggiornamento da OpenHub 3 a OpenHub 4. Più che un aggiornamento è una vera e propria installazione pulita di OpenHub 4 sull'attuale Raspberry dove sta girando la versione 3, ovviamente non prima di aver fatto un backup della versione 3 da ripristinare sulla nuova versione 4. Andiamo quindi a vedere gli step che ho eseguito. Eccoci sulla home page di OpenHub, andiamo a scaricare quindi l'ultima versione stabile, prendiamo la versione OpenAbian, cioè col sistema operativo integrato. Andiamo a cercare la versione a 32 bit che è ancora consigliata per il Raspberry e scarichiamo. Adesso effettuiamo il backup direttamente dal Raspberry in modo che abbiamo i dati tutti aggiornati per quando poi migriamo alla nuova versione. Quindi diventiamo root e io lancio il solito script che lancio tutte le settimane che mi fa il backup di OpenHub, cioè della configurazione di OpenHub e dei dati di InfluxDB. Adesso stoppa il servizio di OpenHub, così i dati non si muovono e può effettuare un backup consistente. Adesso lasciamolo fare che ci mette un po' e poi continuiamo. Adesso siamo collegati con WinSCP al Raspberry per poterci scaricare appunto dal Raspberry al nostro PC il file di backup appena creato. Quindi andiamo nella cartella Data Backups perché io ho deciso di crearlo lì, lo prendiamo, lo trasciniamo e lo scarichiamo in locale. Andiamo adesso a scaricare Etcher così come consigliato dalla guida ufficiale, che è il software che permette di scrivere l'immagine sulla SD. Quindi andiamo a cercare il link di download e selezioniamo la versione portable. Nel frattempo ho lanciato il backup della SD o sto usando Image USB, un software che serve proprio a fare il backup di un SD card su un disco, su un file. Al termine di questo flasherò la nuova versione di OpenHub. Ok, il nostro backup è stato completato. A questo punto possiamo chiudere questo software e andare ad aprire Etcher. Quindi selezioniamo il file dell'immagine del Raspberry che abbiamo scaricato prima. Selezioniamo l'unità disco di destinazione che è la nostra chiavetta, la nostra SD e poi flashiamo. Ok, l'operazione è andata a buon fine, ci ha messo un bel po', pensavo ci mettesse di meno. Comunque ha finito. Adesso non ci resta altro che prendere la schedina, metterla nel Raspberry, collegarlo in rete, accenderlo e sperare che tutto vada a buon fine. Si può seguire l'avanzamento dell'installazione direttamente dal browser. Bisogna però conoscere l'indirizzo IP del Raspberry. Installazione è finalmente finita e adesso proviamo ad accedere alla dashboard. Ed eccola arrivata. A questo punto io mi fermerei e farei il ripristino del mio backup che ho fatto prima. Adesso con WinSCP ci andiamo a copiare il file di backup su Raspberry e poi tramite SSH, quindi dalla console del Raspberry, proviamo a fare l'importazione. Quindi mi sono loggato sull'SSH, il file dovrei avercelo qui. OpenHub Cli Restore è il nome del file. Proviamo. Giusto, bisogna stoppare OpenHub. Ok, riproviamo il comando. Ha anche ragione lui perché devo prendere solo la parte di OpenHub del TAR. Ok, allora ho scompattato il mio TAR.
Vado a prendere nella cartella di OpenHub il backup solo di OpenHub, perché poi abbiamo anche quello di InfluxDB, che faccio che copiarmi già, che mi servirà dopo. Ok, mentre lui lavora noi possiamo riprovare il restore. Allora, il file è OpenHub backup. Ok, adesso sembra che stia andando. Ok, le informazioni sono tutte corrette. Diamogli pure sì. Ok, restore finito. Andiamo a vedere cosa è successo sul pannello. Ah, giusto, forse devo riavviarlo perché non si riavvia in automatico. Riavviamo OpenHub. Ok, qualcosa sta arrivando, quindi sta caricando le configurazioni e sta piano piano venendo su anche l'interfaccia. E siamo arrivati. Non mi chiede più di creare l'utenza, vuol dire che ha riconosciuto quella che gli ho restaurato. Quindi proviamo. Ok, questi dovrebbero essere quelli originali. Ok, facciamogli installare questi add-on e siamo arrivati. Vediamo un po'. Ottimo, c'è già un po' di roba, quindi dovrebbe aver recuperato un po' tutte le info dal restore. Adesso con calma mi guardo eventuali errori e se funziona tutto. Poi magari faccio un riassunto in un prossimo video di cosa ho dovuto sistemare o meno.